Wella ragazzi, ciao a tutti da Nick e bentornati su Subnautica Below Zero. Come sempre ragazzi, inizio il gameplay ricordandovi che se può interessarvi, in descrizione trovate un link che vi permette di comprare tantissimi giochi scontati. Vi ricordo anche che in descrizione trovate i miei canali social. Ultima cosa ragazzi, se vi iscrivete al mio canale YouTube, ricordatevi di attivare la campanellina, così ricevete una notifica ogni qualvolta carico un nuovo video sul canale. Allora ragazzi, e partiamo. Dobbiamo andare dove c'è scritto crea corpo. Dobbiamo andare là sotto a creare il corpo di Alan, anche se sarà un gran bel... sarà tosta. Ovviamente, tornare lì sotto con tutti quei dannati leviatani. Eppure sa da fa, sa da fa. Sa da fa. E non ci devo crepare proprio. Vabbè, ovviamente, raga. Se dovessi crepare ricarico la partita, beh, per carità. Sappiamo bene com'è là sotto, quindi... ok, forse è la volta buona, dai, finalmente, credo che questa è la strada giusta. Finalmente, raga, 3 ore che cerco questo ingresso. Finalmente. Ora da qua, come ben sapete, dobbiamo andare verso la zona più pericolosa. Io con me c'ho 2 radiofari. Se... beh, probabilmente è meglio che li piazzo, ma li piazzo per segnarmi più o meno le uscite, perché è probabile che dobbiamo tornare indietro. Quindi mi conviene piazzarli poi in punti specifici, nei punti quelli più difficili da trovare. Già, tipo adesso non è che sto a trovare, devo trovare la strada che scende. Non mi ricordo mai da che parte è. Forse è per di qua. Probabile che è per di qua. Ok, allora facciamo una cosa, perché mo andando per di qua troviamo i leviatani. Allora, siccome già qui abbiamo il mezzo scassato. Ok. Ora devo anche riuscire ad avere il tempo di piazzarlo sto coso per uscire, cioè. Allora. Mamma mia, anzi salva partita, che da qua in poi diventa una tortura. Da qua in poi una tortura è. Leggiamo, pare che l'ho visto, eh. Allora, io quasi quasi segnerei che qua ci abbiamo un'uscita. Togli questo. Oh, tanto da qualche parte li devo pur mettere, no? Uscita. Uscita 1, che ne so. Il prossimo lo dobbiamo mettere ben più lontano, ovviamente. Questo l'ho messo qua perché di solito mi giro questa zona per trovare il buco di uscita. E allora, per evitare che mi devo rimettere a cercare il buco di uscita, me lo sono segnato direttamente il punto di uscita. Perché mo qua c'è quel dannato cornuto. Mo per trovare la zona. Eccolo. Dov'è? Ok, salva partita.
900 metri. Tanto quello mi vede a prescindere anche se spengo le luci. Metri. Non è detto che la strada è giusta, perché dobbiamo trovare sempre il punto che scende. E magari si scende per di qua, guarda. Io quasi quasi salvo la partita, che sono arrivato fino a qua. Ma non è detto che è qua. Però vabbè, intanto fino a qua ci sono arrivato. Sì, però no, non è qua. Caspita. Devo trovare il buco giusto, quello che va giù dalla parte giusta, però. Dannato labirinto. Dobbiamo trovare quella zona con i cosi, quel colore là, quei cosi rossi. E forse che per di qua, qua è. Qua è. E io direi che qua ci metto l'altro coso. Sì. Uscita 2. Beh, allora aspetta, prima di continuare facciamo che beviamo, mangiamo. Ok, qui non c'era. Ah sì, c'era il radiofaro qua, sì. Ok, metti questo, mo. Salva, ok. Oh, ci credo che, cioè, fino a qui veloce pure. Mo, con i radiofari che un pochino mi segnano l'uscita, anche meglio, no? Anche parecchio meglio, bisogna dire. E buona. Temevo, avevo paura che se poteva buggare, perché d'altronde il gioco non permette di creare 2-3 salvataggi, così che uno se ne tiene uno di riserva in caso. Per fortuna, anche se odio dirlo, ma dico per fortuna, non si è mai corrotto il salvataggio. Però io di solito odio i giochi dove non puoi creare più di un salvataggio, perché sono uno che preferisce. Io sono uno che preferisce che posso salvare quante volte mi pare e piace. Ok, mancano gli ultimi 200 metri. Io vado, non voglio dire niente, non me frega niente, non voglio dire niente. Non ci posso credere. Zitto, non dire niente, zitto, nicchia, non dire niente, fermati. Stop. No, rientra, scimunita, rientra. Essere arrivato fino a qua senza essere attaccato da un leviatano è qualcosa di assurdo. You said this was the spot where I can make you a body, right? Yes. Okay. Perfetto, raga. Once you have used the fabricator to build each component, we can assemble. And then we can transfer you out of my head? I am anticipating it as much as you are. Perfetto, mi fa piacere. Usa fabbricatore. Ok, scheletro architetto, vai. So Alan, you said your people came here in search of a cure? I was a researcher. You were a scientist, like me? My people regarded my scientific contributions with particular interest. As I said, like me.
If that is your interpretation. So, how did your valuable scientific mind wind up infected? Not my mind, my body. Perhaps you should build the next component. Speriamo, faccio tutto. Yes. So you came here to search for a cure? I led the mission. Does that mean the bacteria got out on your watch? This subject is uncomfortable. If you would like to know more, I will ask that you first construct the final component. Non preoccupa. Come dire, non ti dico niente se prima io non ho il mio corpo. Vai. This is the last piece. Soon I will be autonomous again. What will you do with your newfound freedom? I must return home to make amends. Amends? For the bacterium? There seems to be a lot you're not telling me. It is hard for me to find the words. I must collect my thoughts. We have all the necessary components. You may initiate body fabrication sequence from the terminal. You still owe me an explanation. I understand. Commencing storage medium fabrication. The escape of the bacteria was an accident. I thought my solution was foolproof. I was wrong. Did you cause the accident? Yes. Ah, lol. I do not wish to speak about it. We can come back to this. Però, un essere piccolino, sarà lui. Ti ha già trasferito? Che devo fare? What are you doing? Research. Tit for tat. You've probed my mind. I scan your body. Commencing data transfer. Ah, yeah. Com'è entrato, esce. Did it work? Are we... Ma m'ammazza! It has been some time since I last stretched out in so many dimensions. Like waking from a dream. Whoa. Hey! Promette bene o promette male? You're really not in my head anymore? There are some remnants. Would you like your memories of me removed as well? Are you kidding? No way. You still owe me the end of your story. I told you I must return home. To assess. Repair. Make amends. Tell me more. Okay. When the bacteria escaped, it was my fault. I disobeyed the directive from my network. Oh no. La prossima volta più piano, eh. We noticed that a species of Leviathan Young produced an enzyme that is efficient against the bacteria. I thought if we incubated sea dragon eggs, we might expedite their hatching. I was not wrong. But... It would appear that sea dragon parents are stronger and more motivated than our facility was rated to handle. And the bacteria got out, infecting everything. How many survived the outbreak back home? Are they still waiting for someone to bring back a cure? I do not know. Can I help? The fact that I withheld this information does not concern you. It was certainly manipulative. And I've also made my own share of mistakes. I'm still committed to helping. I accept your help. Find me at the gate when you are ready. In the meantime, I must prepare. Signal location uploaded to PDA. Okay. Che devo fare io? Ha già finito? Con lui per ora. Raggiungimi al portale. Buon divertimento, Alan. Dov'è che devo andare? Struttura del fast gate degli architetti. Non è che mi dai un passaggio fin là sopra? Mi devo rifare tutta la strada per tornare indietro. Beh, almeno non ho dimenticato nessun ingrediente. Già sono contento così. Pensa un po' se mi dimenticavo un ingrediente. Torna su, torna giù, torna su. Ecco. Mo' torna su.
E vai Nick, torna su. Dice come sei tornato giù, torni su. Ma perché ci stanno un mucchio di segnali, mo? Uscita 2. Sono riapparso. Fermo. Fermo. Ce n'è due. Dici Nick, che ci fai fuori? Lo so io che ci faccio fuori, porca zozza, non lo so. Perché prima non c'erano? Mo me vede, certo che mi vede. Fermo. Ho imparato una cosa, raga. Ho imparato che se smetto di guidare quando è incazzato non attacca. Certo, non è che è tanto lontano a dire la verità. Ho imparato questa piccola cosa, che se... Ho imparato che se... Il problema è che è sempre qua, però. Tacci sua, però se la fa qua si stronzo. Devo andare là, ma madonna mia. Vai che ho trovato il trucchetto. E ancora è qua sotto però. E ancora qua e che mi gira accanto. Intanto io bevo. Aia. Vai, zio Nick, vai. Già è strano che siamo scesi senza essere attaccati. Giustamente dice che tu vuoi fare pure la strada del ritorno facile facile. Beh, intanto io mi salvavo la partita. Vai. Ok. Ora. La seconda uscita, ok, vedi bella, vedi? Col fatto che me la so segnata, almeno so in che direzione devo puntare. Metti che puntavo a sinistra, a destra e non la raggiungo mai. Una volta che arrivo lì è fatta. Comunque, almeno abbiamo questo trucchettino che ci permette di non essere attaccati dal Leviatano. L'importante è che però lui non esce pure, lei non esce pure dal veicolo, perché ogni tanto esce dal veicolo. E lì ci crepo io. Uscita 400 metri, vai. Aspetta, e mo'? Sì, mi ricordo per di qua, mi ricordo. Salva partita. Caspita, sopra di noi. Vai. Che cazzo? Ci siamo quasi. Perfetto. Benissimo, mamma mia, raga. Siamo andati, siamo tornati e non ci ha morso neanche una volta. Quindi mo rivediamo Alan. Dangerous weather approaching.
Ah, ora qualche posto dove entrare lo trovo, aspetta. Ecco qua. Ok. E qui ci dovrebbe essere Alan. Are you preparing to leave, Alan? Yes. There is much to do. Miseria, pare Scorpion. Do you still wish to leave with me? Venire con te o lui? There is no turning back. Are you kidding? I can't pass up a chance to see where architects come from. Besides, I don't have another ride. I do not know what we will find there. The others may be sick or angry. If they live at all. Or you could find peace. Family. I hope you are right. Please complete any business you still have on this planet. Join me on the other side when you are ready to leave. L'altro lato? Che altro lato? Forse mi stai a dire che una volta che passo per di qua è finita? Sinceramente pensavo, ragazzi, che era un... che magari c'era da fare qualcos'altro. Sinceramente pensavo magari c'è da fare qualche altra cosa. Salva partita. E che te devo dire, raga? E buh! Andiamo a vedere che caspita c'è nell'altro lato, raga. Che ve devo dire? Ah, giustamente un portale di sola andata. Ma perché... Aspiderina, ho lasciato un posto di freddo per un altro posto di freddo. Ne vendono panini qua. Questa è partita, ma cibo? A proposito di cibo, non c'è neanche più l'inventario, non c'è più niente. Robin, you're just in time. The phase gate is opening. Addirittura. You've been hiding a phase gate here this whole time. Only for the last millennium. It will lead us home. No, ah, non ce ne siamo mandati da casa. It was imperative to keep the homeworld safe. In hopes that the others survived. Yeah. Io pensavo che eravamo già andati via dal pianeta. E invece mo è uscita una X gigante dal terreno. Help me prepare the ship. The energy masks must be moved into place. Allora qualcosina da fare c'è. Che m'ha dato? Due braccia well, in più? This is different. Che devo fare io, scusa? Sto cercando di capire che devo fare. Ah, vabbè. Sono super forzuta! O super forzuto! Ah, devo allineare i pilastri! Vabbè, giustamente, oh, diceva, mi pare male che non fa niente, gli faccio fare qualcosa, perché lui è così veloce che potrebbe fare quello che vuole. Sì, guarda che te lo butti in testa! Return to me and I will initiate ship assembly. Assembla. Thank you. The masts are in place. The energy field is ready. There is no time to lose. Sì. Un attimo, tu sei Speedy Gonzales, io no. Un attimo. Cos'è? Un abbraccio. Oh, e a me me lascia qua? Wow.
giustamente. Dice, ti serve una navicella, te la faccio subito. Join me, Robin. Arrivo. Piano, porca miseria, un trauma cranico. The levitator was calibrated for heavier bodies. I would have helped you to your feet, but as you can see, I have been fully integrated with the ship. A posto? Is this permanent? Nothing is permanent. Are you ready to go? Yes. I found the answers I was looking for. I'm ready to move on. I can't bring Sam back. But I know she died fighting, and I got to finish her work. I'll always carry her memory. Man. Please brace yourself, and then we will depart. Già che ci sei, costruisci una sedia, no? Almeno... dove mi siego? Scusa. Fai una sedia per essere poco. C'è una sedia qua, dove mi reggo? Ah, preparati al lancio. Launching in 3, 2, ci siamo! 1, sbatte! Mi raccomando, non sbagliare il buco! Siamo una specie di warp gate, un wormhole, un buco nero, un buco, siamo un buco, vai! È un tunnel! Cazzozza! Quando si dice viaggi mega veloci nello spazio. What will we find when we get there? If I am the last of my kind, I will experience the sorrow of 10,000 souls dimming. Tende i sassi spaziali. Eccola là, adorissimo. Mi ricordava l'inizio di Subnautica. Un pianeta simile al nostro, c'ha la pioggia. Siamo arrivati nel pianeta degli architetti. And if they survived? With you, I am ready to face whatever awaits. Certo. Diciamo che non abbiamo visto nessuno proprio vivo, non c'era movimento. E direi che allora l'abbiamo finito. Wow. Pensavo che c'era ancora un po' di più da fare, sinceramente. Pensavo che magari ancora c'era altro... Però niente male comunque, dai, mi è piaciuto, anche se credo che il primo Subnautica... il primo Subnautica è come se mi è piaciuto un po' di più, cioè, sì, è così, perché mi ricordo di più Leviatani, mi ricordo di più necessità di stare sott'acqua, di andare in profondità, mi ricordo... Anche per dire, ok, non ho neanche fatto la muta Prawn, perché non c'era neanche il bisogno. Alla fine si finisce senza neanche produrre niente, quasi. Non avendo quella necessità di produrre nulla, praticamente. Mi sembra un po' come dire... Beh, comunque, è stato un bel gioco, è stato bello. Però il primo mi pare che mi dava di più. Però comunque, non è male. Almeno il finale non pare essere di quello... Di quello, insomma, che finisce male, perché ne capitiamo tanti di giochi dove magari poi alla fine comunque non c'è lieto fine. Tutto sommato qua forse c'è un lieto fine, non si sa come va a finire sti due. Va bene, ragazzi, direi proprio che la serie finisce quindi qui. Spero che vi sia piaciuta questa serie. So che qualcuno magari mi dirà, Nick, vabbè, ma vai avanti lo stesso. No, non posso, raga, andare avanti lo stesso, perché comunque la sto giocando questa serie tramite GeForce Now. E praticamente non lo voglio rinnovare, mi scade a breve, e dato che il gioco non ha i salvataggi in cloud non potrei comunque continuare, quindi c'ho tipo altri 3-4 giorni e poi mi scade l'abbonamento, quindi non posso, cioè più di 2-3 giorni non posso andare avanti, quindi direi che va bene così e lo finiamo, e va bene così, ragazzi, quindi spero vi sia piaciuta. E ci becchiamo presto in un prossimo gameplay o in un altro gioco. Ciao, alla prossima, raga.